Benvenuti. Allora, stasera prepareremo delle cozze alla campagnola. Gli ingredienti che ci serviranno sono del prezzemolo tritato fresco, del pomodoro, cipolla, io ho quella rossa ma va bene anche quella bianca, non è un problema, mezzo bicchiere di vino bianco, del tabasco e ovviamente le cozze. Pronti per questa nuova avventura? Andiamo! Allora, come prima cosa, in una pentola capiente andremo a mettere dell'olio. Mi raccomando, le cozze le puliamo prima, affettiamo una mezza cipolla, va bene. Questi sono 2 kg di cozze, quindi mezza cipolla va benissimo. Anche se non è sottile, non fa niente. Ecco qua, mezza cipolla, la adagiamo nella pentola. Aspettiamo che sfrigoli un pochettino. Le cozze per pulirle qui laterale hanno uno spago, lo tiriamo via e poi dopo le laviamo le cozze. Cipolla non ci serve più, usiamo un po' la fiamma. Adesso aggiungiamo. Se non vi piace il tabasco non lo mettete, però dà un gusto diverso alla zuppa che dobbiamo fare. Mettiamo 4-5 gocce di tabasco, aggiungiamo il pomodoro, diamo una mescolata. Non aggiungiamo liquidi, perché dobbiamo mettendo le cozze, poi le cozze rilasceranno il loro liquido. A questo punto aggiungiamo le cozze, ripeto, precedentemente lavate. Ecco qua. Aggiungiamo il mezzo bicchiere di vino bianco. Lo lasciamo sfumare. Una volta che è sfumato, copriamo le nostre cozze. Le cozze si sono cotte. Nel frattempo io ho tostato anche delle fettine di pane che andremo ad accompagnare appunto con le nostre cozze. Adesso impiattiamo. Vi assicuro che c'è un profumino fantastico. Aggiungiamo le nostre fettine di pane, si bagneranno con il sugo e col pomodoro che abbiamo messo e sarà squisito. Aggiungiamo un altro po' di sugo in modo che il pane si bagni. Mettiamo spolverata di prezzemolo, pezzettino di limone e le nostre cozze sono pronte. Buona cena a tutti, alla prossima, ciao!